Ciao a tutti. Allora, oggi parliamo delle condizioni, delle problematiche che riguardano la neurooftalmologia, fondamentalmente una branca borderline tra condizioni che riguardano il chiaro oculista, così come problematiche, scusatemi, che riguardano il neurologo. Ora, quando deve intervenire? Quando deve intervenire il neurologo, fondamentalmente noi dobbiamo cercare di contestualizzarlo in funzione dei limiti anatomici in cui si presenta un determinato tipo di patologia rispetto ad un altro. Questi pazienti di solito hanno patologie che possono avere disordini, scusatemi, insorgenze varie, quindi possono essere acute, subacute, lente, progressive, recidivanti, intermittenti, possono essere isolate o associate o a problematiche magari parestesiche, neurologiche, degenerative come la sclerosi multipla o condizioni di claudicazio mandibolare o di dolore temporale per la branca oftalmica del trigemino, un dolore temporale che può essere mono o bilaterale. Possiamo avere anche annebbiamenti visivi come sintomi oftalmologici, amaurosi fugace, diplopie bioculari, monoculari rare, disturbi chiaramente del campo visivo, confusione visiva, cefalea. Poi possiamo avere anche deficienze magari nello sguardo, quindi problematiche anche di paralisi deficitario o completo dello sguardo, se verticale, orizzontale o quant'altro, ci arriveremo passo passo. Il punto è, per presentare queste patologie, noi possiamo discuterne come condizioni che sono della branca afferente, quindi del nervo ottico, o autonome, queste le vedremo forse in una prossima video lezione o forse in questa stessa. Oppure problematiche quindi centrali del sistema nervoso efferente. Perdonatemi un attimo che devo fare una foto. Pausa finita, quindi tornando a noi. Dopo aver parlato quindi delle varie localizzazioni delle lesioni, tornando a noi, cerchiamo un attimo di identificare le varie patologie. Allora, le patologie del sistema visivo afferente sono le varie neuriti. Ce ne sono di vario tipo, diciamo che dai 0 ai 60 anni noi distinguiamo quelle infiammatorie tra i 0 e i 48 anni, insomma. Poi quelle ereditarie, insomma, dai 7 anni fino ai 38 anni, quelle compressive dai 22 anni fino ai 58 anni, quelle traumatiche dai 21 anni ai 55 anni, le tossiche dai 27 anni ai 54 anni, insomma, ci sono diversi tipi di patologie. Aggiungerei anche quelle ischemiche, infiltrative, compressive, glaucomatose, quindi variabili responsabili della neurite, ok? Della neurite ottica. Tornando a noi. La neuropatia ottica infiammatoria, detta anche papillite, dalle sbobine, che poi dalle sbobine dice poco e niente. Questa è una flocosi acuta del nervo ottico. Possiamo avere la porzione anteriore, quella è la papillite, che noi vediamo già con un'oftalmoscopia, con lo studio del fondo oculare, con i segni flogistici della papilla ottica. Qualora dovesse interessare infiammazioni i due terzi posteriori del nervo ottico, parleremo della neuropatia ottica retrobulbare, la NORB, che affronterò da fondamentalmente un altro libro. Ah, ecco, c'è qua sotto. E fondamentalmente in questa NORB con l'oftalmoscopia noi non identifichiamo niente di grave, cioè non vediamo delle lesioni infiammatorie, eppure a distanza di alcune settimane ci sarà un'evoluzione atrofica. Bene, parliamo adesso della clinica, delle forme da neuropatia anteriore. La sintomatologia tipica è una disfunzione centrale monolaterale con un calo da parte del paziente visivo importante, acuto, associato a dolore che si evidenzia con la digitopressione, discromatopsie, poi deficit di sensibilità luminosa e contrasto. All'esordio abbiamo anche un dolore nella regione appunto oftalmica della branca trigeminale.
evocato o spontaneamente o evocato dai movimenti oculari. Questa neurite ottica colpisce di solito giovani anche senza patologie sottostanti, un rapporto 3 a 1 di femmine e maschi, può essere una clinica quindi isolata, oppure possono esserci condizioni in cui si associa la sclerosi multipla, ma qua già sono quelle posteriori, più frequente la sclerosi multipla. Il segno patognomonico della neurite ottica monolaterale è questo difetto pupillare, quindi con la luce noi non induciamo un cambiamento pupillare afferente relativo, e questo spiegherebbe questa otticopatia acuta o cronica monolaterale. Nonché poi possiamo avere anche delle anomalie contrastografiche, l'abbiamo già detto, di cromatografiche, scusatemi, quindi soprattutto dell'asse rosso-verde. Con l'esame oftalmoscopico vi ho già detto che identifichiamo l'edema acuto, la congestione, soprattutto per le forme anteriori, ma non per le posteriori. La diagnosi quindi si baserà sugli aspetti clinici, sullo studio poi del fondo, lo studio scusatemi, del campo visivo può essere quindi un difetto centrale in qualche maniera studiato o fondamentalmente in modo computerizzato fondamentalmente. Questo ci permette di identificare lo scotoma, che può essere assoluto o relativo, in funzione appunto assoluto quando il danno è a livello della fove, macula, e relativo quando è a livello della papilla ottica. Avremo un disturbo da scotomo centrocecale, anche se poi ci sono varianti di scotomi in funzione anche dalla localizzazione del danno. Col potenziale evocativo noi possiamo in qualche maniera, anche col patter o con i flash, influenzare in qualche maniera la stimolazione no, nervosa. In questa neurite ottica diciamo che ci sarà un ritardo di conduzione del lato affetto. Ora, questa neurite ottica si può studiare meglio con la risonanza magnetica, con somministrazione di gadolino, il contrasto in qualche maniera ci permetterà di identificare il danno, nonché anche lo studio di condizioni intracraniche misconosciute che magari casualmente riusciamo a scoprire. Per quella che è l'eziologia, allora, fondamentalmente identifichiamo un'eziologia che vi ho detto infiammatoria. Scusatemi, un attimo solo. Le cause di neurite ottica, noi possiamo avere cause, vabbè, ma qua già ci stiamo buttando sul settore soprattutto delle condizioni retrobulbari. Quindi questo preferisco dirvelo in un secondo momento. Questa infiammazione acuta con papillite. Sicuramente un'infiammazione oculare l'ha scatenata, la prognosi è migliore rispetto alle forme posteriori, più che altro perché può essere identificata in tempo e si interviene terapeuticamente. La terapia per questa forma qui, diciamo che è una terapia con glucocorticoidi, quindi per ridurre l'infiammazione. La forma retrobulbare invece, ragazzi, può avere delle varianti acute e croniche. Tra le varianti acute, ragazzi, noi identifichiamo forme monolaterali associate alla sclerosi multipla con una frequenza maggiore nel sesso femminile, colpisce in alcuni casi anche dopo 15-20 anni questa sclerosi multipla, può essere di natura parainfettiva. In realtà qua abbiamo neuropatie in corso di malattie demielinizzanti, post-vaccinico-infettive, in corso di patologie eredoatassiche, ereditarie, ischemiche o cause carenziali che spiegheremo in un secondo momento, tossiche, idem. E poi stanno altre forme di neuropatie da compressione o varie, sistemiche, patologie, che sono associate. Ok? Fondamentalmente noi qui non identifichiamo nulla nel segmento anteriore, né con l'esame del fondo oculare oftalmoscopico, però possiamo avere uno studio magari più preciso, ci permette di identificare fondamentalmente. Soprattutto se si tratta di patologia demielinizzante nel liquor, le IgG, che nel 90% dei casi sono presenti, poi col potenziale evocativo vedi le anomalie, gli studi cromatici ci permettono di vedere la discromatopsia, stanno poi stimoli somatosensoriali che noi possiamo utilizzare per identificare i danni che noi abbiamo evocato. In realtà, comunque, parlando della clinica, prima di soffermarci tanto sulla diagnosi, i sintomi sono la riduzione dell'acuità visiva, un'entità di scotomi variabili, una amaurosi fugace, cefalia,
Nictalopia, quindi noi vediamo meglio di notte, perché al giorno vediamo male. Dolori oculari e retroculari spontanei con digitopressione o movimenti del globo che li scatenano, chiaramente branco-oftalmica del trigemino. Poi abbiamo un esame del fondo normale, un campo visivo che è lo scotoma centrale, quindi entriamo nella diagnostica, lo studio dei potenziali evocativi e somatosensoriali, le indagini poi ci permettono di identificare qualora presenti diplopie, anche paralisi del terzo, quarto e sesto nervo cranico, nistagmo, caso in cui abbiamo anche pars planite del corpo ciliare e periflebite retinica come possibili anomalie. Studi poi campimetrici ci permettono di quantificare il danno retinico o meno che è presente. Anche qui, ragazzi, il riflesso fotomotore pupillare relativo afferente, è ridotto nell'occhio colpito. Tra le patologie, demielinizzanti abbiamo la neuromielite ottica di De Vick, anche se in realtà mi sa. No, la neuropatia ottica di De Vick è forse di origine non mi vengono le parole, virale, dove abbiamo una demielinizzazione acuta che si associa a una NORB bilaterale e a mielite trasversa. Qui troveremo una positività di anticorpi IgG contro le acquaporine 4. Può esserci anche una grave paralisi associata alle problematiche del campo visivo. Dopodiché abbiamo le NORV associate a encefalo. Condizioni encefalo-infettive e i sintomi principali qui saranno disturbi di coscienza, cefalea, vomito, ipotermia, monoplegie, emiplegie, paralisi oculomotorie e neurite ottica. E infine abbiamo anche le NORV croniche. Le croniche sono di solito bilaterali, si associano alle tossicità o alle carenze vitaminiche di cui parleremo in un secondo momento. Per quello che riguarda la terapia, i glucocorticoidi in primis contro per esempio la sclerosi multipla, interferon, immunomodulanti, okay? Farmaci biologici, metotrexato e quant'altro. Ora, abbiamo parlato di questa. Un momento. Quindi qui abbiamo chiuso con questo libro. Tornando a noi, quindi. Abbiamo parlato di queste papilliti, vediamo le scobbine che cosa ci dicono di queste papilliti, un po' di pazienza. Vabbè, della papillite in primis che questa infiammazione noi la possiamo avere per contiguità da meningite, meningoencefalite o contiguità come una corioretinite, non retinocoroidite, quella va nel vitro, corioretinite va verso l'interno e ci sta, oppure un quadro di sinusite o cellulite orbitaria. Per via ematica oppure una reazione immunoallergica. Diciamo che ci siamo. L'evoluzione di queste patologie è o verso l'atrofia ottica o la restituzione ad integrum. E quindi abbiamo spiegato anche questa papillite. E questa l'abbiamo fatta. Torniamo indietro con calma. Parliamo adesso di una serie di condizioni che sono le ischemie del nervo ottico. Cioè abbiamo parlato delle neuriti infiammatorie, sono le neuriti ischemiche, anche qui avremo delle forme anteriori o delle forme posteriori molto più rare. Le forme posteriori, ragazzi, sono fondamentalmente un'ischemia della porzione intraorbitaria del nervo ottico. Perché ci sono i vasi penetranti, il perinevrio, che vengono a mancare per varie condizioni, possono essere ipoperfusioni sistemiche. Idiopatiche o per un sovradosaggio della terapia antipertensiva, secondaria a condizioni autoimmuni, lupus connettiviti, la Horton che è una vasculite o fenomeni infettivi, oppure associato a ipoperfusione da intervento post-chirurgico. Questi quadri posteriori hanno un esordio acuto, subacuto nel 40% dei casi, anche cronico a distanza di anni. Fondamentalmente presenta una prognosi, diciamo che evolve in subatrofia barra atrofia discendente ottica in 30-60 giorni. E a livello diagnostico noi ev evidenziamo potenziali evocativi alterati, un campo visivo con scotoma centrale, paracentrale, fascicolare con un'emianopsia maggiormente altitudinale, okay? Quindi ci sarà un edema nelle regioni inferiori, ok? E poi chiaramente la sintomatologia qui diciamo che è un pochino la stessa delle forme ischemiche anteriori, ma
Qual è questa sintomatologia? C'è il calo severo, ma non c'è il dolore, quindi questo già ci permette di metterla in diagnosi differenziale sia con le componenti compressive tumorali maligne, come il glioma maligno, che con queste forme da neuriti infiammatori. Tornando alla forma anteriore, che nel 95% dei casi, quindi la più frequente, si divide in vasculitica e non vasculitica, di cui la vasculitica è 15% dei casi, 85% dei casi non vasculitica, che quindi si dice idiopatica. E quindi noi annoveriamo una serie di condizioni scatenanti la condizione idiopatica non vasculitica. Queste condizioni, che poi verranno trattate terapeuticamente con una terapia di base, sono, scusatemi se parlo veloce, torno a parlare lentamente, l'ipertensione, il diabete, l'ipervviscosità e ipercoagulabilità del sangue, l'anemia, l'aterosclerosi, poi le procedure chirurgiche prolungate, l'ipercolesterolemia, l'ipotensione notturna, le OSAS, i drusen del disco ottico, quindi maculopatie particolari, e il LES. Okay? Questa fondamentalmente è la forma detta non vasculitica, detta anche ipoperfusiva. Quella vasculitica è associata alla Horton. Di solito la vasculitica è intorno ai 75 anni di età, 65 invece per la non vasculitica o detta anche ipoperfusiva. L'ipoperfusiva, ragazzi, è proprio un insufficiente apporto ematico e quindi proprio una vera e propria ischemia. La variante invece arteritica è proprio un'infiammazione a livello del circolo ciliare papillare vicino il disco ottico, che è fondamentalmente il circolo arterioso di Zinnaller. La sintomatologia. Allora, parliamo di una sintomatologia per quelle vasculitiche molto molto più grave rispetto a quelle non vasculitiche, che sono idiopatiche, possono essere anche progressive, lente, asintomatiche, con danni di acuità visiva molto rilievi e reversibili, con un danno dell'asse visivo comunque in qualche maniera non così grave come nelle forme vasculitiche. Parliamo quindi delle vasculitiche, che sono le più gravi. Abbiamo un'oticopatia a esordio acuto, con un calo improvviso, severo, senza dolore trigeminale, della vista. Amaurosi fugace, che questo è un sintomo premonitore nell'80-28% dei casi, diciamo. Sono dei blackout come tende nere all'improvviso che si presentano davanti all'occhio. I pazienti affetti possono essere vasculopatici noti. Possono esserci condizioni autoimmuni sottostanti o di crasi ematica, quindi non escluderei anche qui condizioni, ragazzi, reumatologiche. Le forme associate all'arterite di Norton si presenteranno con malessere, febbre, cefalea, stanchezza nell'80% dei casi, sintomi tipici di questa arterite, nonché anche il dolore temporale mandibolare, con claudicazio mandibolare, linguale anche nel 15% dei casi, cefalea frontale, dolore allo scalpo e artromialgie. Ovviamente l'arterite di Norton si può associare alla fibromialgia reumatica. Ora, la compromissione iniziale della funzionalità visiva è generalmente molto severa, alle volte anche irreversibile, porta a un decimo del campo visivo, quindi qui questa è una vera e propria emergenza che va trattata con i glucocorticoidi. Di solito sono forme monolaterali, ma in realtà, per come ne ha parlato anche la Sbobbina, per la sindrome di pseudo-Foster-Kennedy avremo un'evoluzione controlaterale. Pseudo, perché la vera e propria sindrome di Kennedy e Foster è un vero e proprio papilledema monolaterale, quindi un edema della papilla, con atrofia ottica controlaterale associata ad anosmia, di solito causato da lesioni espansive della fossa cranica anteriore, quindi prechiasmatiche, come tumori, ascessi, aracnoiditi, ottico-chiasmatiche. Dopo che abbiamo detto sta roba, fondamentalmente, quindi, quali sono le cose più importanti da dire? Allora, la VES e la PCR sono elevati nell'arteritica e non nella non arteritica. La biopsia dell'artera temporale la fai vedendo l'infiltrato infiammatorio nell'arteritica. L'oftalmoscopia ci vede un edema settoriale inferiore che darà poi l'emianopsia altitudinale, invece avremo un edema diffuso nella forma arteritica. Poi avremo un ridotto rapporto, invece sarà normale. Scusatemi, devo mandare una foto.
avremo un'anomalia di rapporto, vabbè, lo possiamo anche evitare di dire, sintomi sistemici sono presenti nella forma arteritica, il deficit visivo è molto severo nella forma arteritica, moderato in quella non arteritica, poi la flora angiografia, ma prima di arrivare là, vabbè, ridotta perfusione del circolo prelaminare papillare, invece abbiamo un'ischemia coroideale per i papillari nella forma arteritica. Il campo visivo ha un deficit altitudinale, invece è variabile e severo nell'arteritica. Per dire la diagnosi, che ci diciamo di questa diagnosi? In primis che vediamo lo studio dell'acuità visiva, del campo visivo, poi del fondo oculare dove vedremo l'edema papillare con la sua morfologia e nelle forme non vasculitiche anche essudati, che nelle vasculitiche sono invece cotonnosi, restringimenti arteriolari del disco ottico, poi papilla a piumino di cipria per ipofluorescenza alla florangiografia. Per un segno di ischemia, questo ce l'abbiamo nella forma arteritica. Poi emorragia a fiamma con edema papillare nei settori superiori, questa è la forma non arteritica. Poi identifichiamo anche vabbè, affezioni del circolo capillare superficiale del disco ortico e la ipoperfusiva. Invece, deficit di perfusioni coroideali per i papillari a tempi precoci, quella è l'arteritica. E questi, con questi studi di florangiografia associati ad angiografia con verde di indocianina, riusciamo in qualche maniera a studiare meglio anche la costituzione di retina e macula. Ovviamente, anche l'OCT ci permette di confermare l'anomalia. Anomalia che, vi dico già. Per la forma vasculitica c'è la possibilità di avere possibili complicanze come l'occlusione dell'arteria retinica centrale, l'ischemia dei corpi ciliari con ipotonie, possibili diplopie, paresi del terzo, quarto e sesto nervo nel 6% dei casi, ischemia dei muscoli extraoculari, rara sindrome di Horner. L'evoluzione verso l'atrofia più frequente nella forma vasculitica è dopo 6 settimane. 6-8 settimane, invece la bilateralizzazione in 2 settimane. Ora, oltre a questi parametri di diagnosi oftalmologica e parametri sierologici, bioptici, che sono il gold standard, la biopsia temporale per l'Orton, abbiamo poi parametri radiologici per uno studio che di solito non c'è indicazione per farlo, però ci potrebbe permettere di studiare meglio magari anche i tronchi supraortici, una patologia concomitante per le forme ipoperfusive. La terapia per le forme ipoperfusive in realtà fondamentalmente è la terapia per la patologia di base, invece per le forme arteritiche terapia immediata con metilprednisolone. E quindi ci siamo detti tutto. E abbiamo chiuso anche questa condizione istemica. Tra le forme infiammatorie andavano annoverate le NORV, cioè le forme infiammatorie oculari croniche, tra cui avevamo quelle associate a neuropatie tossiche carenziali alcol-tabagiche, dove con un tox screen individui di tutto tra farmaci e sostanze, e questo ci permetteva. Un attimo, che devo cercare una roba, di identificare le anomalie di base. Ovviamente possiamo avere sì, sicuramente una costituzione individuale che ci predispone a un danno maggiore. Io non mi ricordo cos'è sta pellagra, l'avevo già letta tante volte. Un deficit di niacina. Ma c'è anche la beriberi, per esempio, della Bissei. Cioè, ci sono condizioni che poi vengono trattate facilmente con un supporto vitaminico, invece l'abuso di alcol e tabagismo, beh, fondamentalmente bisogna evitare di farlo. Tra le condizioni invece neuropatiche compressive, abbiamo fondamentalmente una serie di condizioni che non hanno una sintomatologia acuta, ma più lenta, subdola, insidiosa, alle volte in tempi talmente lunghi che già avremo uno stadio di atrofia prima che si manifesti, uno stadio vero e proprio di danno che viene rilevato all'OCT. Possiamo avere anche un'escavazione dell'OCT come nel glaucoma a bassa pressione che ci permette una diagnosi differenziale. Qua sarà importante fare l'TAC e la risonanza magnetica, oltre ai classici studi oftalmologici, per identificare la lesione. Quasi sempre un tumore che avrà
andrà chirurgicamente con la radioterapia, ormonoterapia eliminato. I tumori del nervo ottico sono gliomi e meningiomi retrobulbari che danno una proptosi ingravescente, quindi qui io associerei anche l'ispezione orbitaria come importante fase diagnostica, l'ipovisus, l'edema e l'atrofia ottica, l'emangioma capillare della papilla con un lento ipovisus che va in diagnosi differenziale col distacco di retina perché lo può causare sudativo, neoformazioni orbitarie come meningiomi delle ale dello sfenoide, emangiomi del seno cavernoso, mucoceli dei seni paranasali che causano proptosi e softalmo progressivo ipovisus, leucemie e linfomi che di solito si associano alla forma ischemica, neuritica ottica, non arteritica idiopatica, fistole arteriovenose che possono essere nel 60% dei casi da trauma cranico, 40% dei casi congeniti spontanei, li vedi anche con l'auscultazione, senti il soffio, e causano paralisi oculari multiple, esoftalmo pulsante, dolore, edema palpebrale, congestione congiuntivale episclerale, soffio sincrono con il polso, glaucoma secondario, edema papillare con turgore venoso. La diagnosi chiaramente con neuroimaging, TAC, risonanza magnetica e angiorisonanza magnetica. Non entro nei meriti dei vari tumori perché secondo me queste robe, ragazzi, si fanno tranquillamente con neurologia e comunque quello che hanno detto nelle sbobine è veramente, secondo me, inutile elencarlo più di tanto. Quindi, a noi due. Ultima neuropatia importante, perché ce n'è anche un'altra ancora, ma questa è l'ultima, la più importante, è quella traumatica, che tra i traumi, ragazzi, quelli indiretti da contusione, quindi sono quelli più frequenti, da traumi cranici chiusi, e quindi qui entra in gioco anche un discorso sugli stati comatosi dei pazienti, sulla loro vigilanza, scusatemi. Poi lo stadio di cecità, se è improvviso, influenza la prognosi, le forme bilaterali di solito sono molto rare, bisogna aver avuto una frattura sfenoidale sul piano sfenoidale. La prognosi può essere sicuramente influenzata anche dalla perdita di coscienza improvvisa, se l'età di insorgenza è superiore ai 40 anni, se c'è stata un'assenza di miglioramento a 48 ore dalla terapia steroidea della funzionalità visiva. Tutto ciò ci può in qualche maniera orientare verso queste lesioni. Fondamentalmente, la terapia per le lesioni dirette è la riduzione della frattura e l'asportazione chirurgica del materiale. Le forme indirette, invece, per le emorragie, quindi si può andare o al drenaggio chirurgico, e qui ci sono tante indicazioni terapeutiche discutibili, non univoche, quindi caso specifico. Può esserci anche megadosi steroidee, endovena, oppure fenestrazione delle guaine se si rileva sangue subaracnoideo. Ci sono diversi tipi di approcci. Per queste forme compressive, comunque, gli studi, la diagnosi si basa su studi oftalmologici e sono sempre gli stessi, nonché sulla clinica. Ok. L'OCT di solito ci permetterà di identificare l'atrofia diffusa dopo 3-4 mesi o l'atrofia è uno stato di nervo ottico normale nella fase acuta del trauma. Ok. Penso di aver detto tutto. Le neuropatie ereditarie abbiamo quelle come la neuropatia ottica giovanile di Leber, che è una condizione trasmessa dalla madre al figlio per mutazioni mitocondriali che condizionano la catena di trasporto degli elettroni, quindi la catena di respirazione cellulare mitocondriale, una sintomatologia particolare che però non si associa di solito ad altri segni neurologici, quindi può decorrere in modo subclinico. Rari sono gli altri segni neurologici associati, così come può essere rara un'anomalia nella conduzione atrioventricolare, in una minoranza di casi anche sclerosi multipla associata. Fondamentalmente il bambino neanche se ne accorge, ma progressivamente andrà incontro alla perdita del visus, perché esordisce verso la seconda decade di vita. Può in realtà esordire in qualsiasi età. Un calo di visus, scusatemi, sono confuso. Il bambino se ne accorge o l'adolescente, insomma, perché un calo di visus bilaterale senza dolore perioculare associato. La prognosi purtroppo è pessima. Si sta sperimentando un farmaco, il coenzima Q10, che è l'idebenone, che ha migliorato un pochino l'aspettativa in questi pazienti, però vanno incontro comunque a cecità.
Stesso discorso per l'atrofia ottica autosomica dominante, che però evolve più lentamente rispetto all'atrofia ottica autosomica dominante, alla neuropatia ottica giovanile di Leber. Dopodiché, continuando, abbiamo le condizioni da sindrome chiasmatico, che sono le malattie del chiasma ottico suddivisibili in affezioni primarie e non, queste verranno trattati meglio nel capitolo di neurologia. Poi stanno le condizioni retrochiasmatiche della porzione posteriore delle vie ottiche primarie, quindi dei tratti ottici del gemicolato laterale, delle radiazioni ottiche di Gradiolet. Dopodiché abbiamo le anomalie del sistema nervoso autonomo, quindi anomalie dei riflessi pupillari, l'anisocoria, la miosi, la midriasi, la pupilla nel come, la pupilla tonica. In realtà ste robe, ragazzi, io le farei tutte quante in neurologia. I disordini della motilità oculare, idem, che sono le paralisi orizzontali e le paralisi verticali. Evito di leggervele, così come anche il nistagmo, perché ho l'oftalmoplegia internucleare, perché ste robe sono puramente neurologiche. Abbiamo anche le vergenze, quindi non le convergenze, ma le vergenze da movimenti disgiunti oculari, che possono essere poi paralisi di divergenza e convergenza. Tutte ste robe, ragazzi, io non le sto approfondendo, forse le approfondirò più in là in una seconda video ripetizione con voi, ma adesso vorrei basarmi un attimo sul papilledema, ultimo argomento di oggi. Ci siamo con le tempistiche. Tornando a noi. Parlando del papilledema è una condizione di rigonfiamento edematoso bilaterale della testa e del nervo ottico, secondario a condizioni di ipertensione endocranica. Nelle forme iniziali si pensa per esempio a una condizione di meningite, poi c'è una condizione di ipertensione arteriosa, ipertensione endocranica, idrocefalo, insufficienza cardiopolmonare e craniostenosi. Possiamo avere poi condizioni di aumentata produzione di liquor, meningiti, meningoencefaliti, meningiti linfocitarie benigne, sindrome di Guillain-Barré, oppure tumori endocranici, neoplasie, emorragie cerebrali, ascessi, raccolte cistiche. Poi abbiamo condizioni di ipertensione endocranica idiopatica, che è il pseudotumor celebri, e infine l'ipotonia oculare post-chirurgica o traumatica. Qui adesso la professoressa accenna alla papilla da stasi, ma questa è una condizione legata ai tumori, quindi possiamo bypassare. La fase del papilledema. Allora, in primis il papilledema a livello fisiopatologico, perché nella svobina non se ne parla, può essere una condizione legata o a ridotto assorbimento di liquor o a una condizione di eccessiva produzione di quest'ultimo, quindi legato a patologie varie. Possiamo avere ora uno studio in primis oftalmoscopico del fondo oculare che ci permette di identificare questo papilledema. Ok? Per quella che invece è la sintomatologia, perché poi con l'oftalmoscopia noi riusciamo in qualche maniera a classificare il papilledema in una forma iniziale, conclamata, cronica e atrofica, per quella che è la sintomatologia noi in primis possiamo avere un danno con annebbiamento visivo transitorio da amaurosi fugace, visione offuscata da lontano e da vicino, cefalea gravitiva diffusa con acufeni, vomito non alimentare. Nel 25% dei casi diplopia binoculare, che noi abbiamo anche nella cataratta, alle volte rara, per paralisi dell'abducente sesto nervo cranico. Poi abbiamo queste fasi che sono la fase iniziale con l'edema nel disco, congestione venosa e l'assenza dell'escavazione. Quindi questa è una forma un po' più sfumata in cui la papilla non ha margini evidenti. Invece la forma conclamata ci sono i segni sia di quelli iniziali, però ci saranno emorragie a fiamme peripapillari, esudazione peripapillare, pieghe retiniche con papilla ottica più rilevata. Questa forma conclamata diciamo che si manifesta principalmente per gli esudati e per le emorragie a fiamma. Col passare delle settimane avremo la forma cronicizzata con la gliosi del disco ottico, con shunt optociliari, quindi tra i sistemi venosi ciliari e quelli ottici. La papilla ottica sarà meno rilevata rispetto al piano retinico e le emorragie si saranno riassorbite.
Quindi avremo una forma simile a quella conclamata a cui aggiungiamo la gliosi, le emorragie sono riassorbite, però la papilla non è sollevata, si è riabbassata. Nella forma atrofica, invece, fondamentalmente, avremo un vero e proprio strangolamento del nervo che può portare a cecità completa se non trattato opportunamente per questa progressiva atrofia delle fibre. Dopodiché, scusatemi che mio fratello fa il casinista in casa, comunque. Tornando a noi, allora, nella fase atrofica abbiamo uno strangolamento del nervo e questa progressiva atrofia si ridurrà fino a far sparire, fino a sparire, insomma, sotto questo edema della papilla che la renderà pallida, biancastra. Fondamentalmente alla clinica aggiungiamo la bradicardia dalle svobine, il grave ipovisus per l'atrofia, la discromatopsia dell'asse rossoverde. Per lo studio noi abbiamo uno studio manuale o computerizzato del campo visivo, che in primis sarà iniziale il danno da scotoma centrale, poi si estenderà di più fino a un campo visivo che diventerà anche tubulare. Uno studio dei potenziali evocativi e florangiografico ci permette di vedere le varie anomalie. Infine abbiamo lo studio di neuroimaging di TAC risonanza magnetica e angio risonanza magnetica. La terapia fondamentalmente controlla la causa scatenante ipertensiva. Ora, che abbiamo da dirci ancora? La papillopatia diabetica è la condizione da neurite ischemica anteriore non vasculitica, quindi quella idiopatica di causa diabetica, quindi abbiamo già parlato. Lo pseudotumor cerebri rispetta comunque le stesse condizioni del papilledema, dove abbiamo una condizione idiopatica di aumentata ipertensione endocranica con liquor normale e con normalità sia neurologica dell'esame che del neuroimaging. Colpisce le giovani donne obesi, clinicamente si manifesta con la cefalea, poi altri sintomi come la riduzione dell'acuità visiva, offuscamenti transitori della visione, fotopsie scintille luminose, diplopie, nausea, vomito, tinnito, pulsattile, quindi anche problematiche acufeniche, poi perdita del campo visivo secondario al papilledema e poi segni come il papilledema bilaterale, la paralisi del nervo abducente, quindi del sesto nervo cranico, che può essere responsabile di diplopia sul piano orizzontale. Diplopia sul piano orizzontale. Per la diagnosi, allora, ora, per la diagnosi si fa la visita oculistica e neurologica, il neuroimaging, la fotografia del fundus e l'OCT del nervo. Per la gestione, dipende chiaramente con terapia medica di acetalozzamide, un grammo al giorno, fondamentalmente per ridurre l'edema, la terapia chirurgica per la derivazione lomboperitoneale o chirurgia filtrante, dismissione di farmaci come tetracicline o vitamina A responsabili dello pseudotumor cerebri. Dopodiché, tra le altre condizioni di ipertensione endocranica responsabile di papilledema, abbiamo l'ipotonia post-chirurgica e post-traumatica. Nella patogenesi c'è un blocco del trasporto assonico a livello della lamina cribrosa che consegue a una ferita chirurgica o a un trauma, che con l'ipotonia dà rigonfiamento della papilla anche in assenza di rottura del globo oculare e fu scoperta da Collins nel 1917. L'ipotonia può essere a sua volta causa di spessimento e quindi di edema corneale, quindi si ripercuote negativamente sul visus. Una nota importante è la diagnosi con lo pseudopapilledema, quindi condizioni che simulano il papilledema, quindi l'ipermetropia di grado elevato, i drusen del nervo ottico, le membrane papillari, fibre mieliniche che sono eccessivamente, vanno a mielinizzare le fibre nervose, la papilla disversa di Tilden disc e il Morning Glory Syndrome. Ora, il discorso relativo al drusen dell'occhio è molto complesso, ma in realtà si rimanda alla condizione della maculopatia degenerativa. I sintomi passano da uno stadio asintomatico fino a difetti campimetrici e disturbi visivi. I segni sono all'esame del fondo corpi ialini di discrete dimensioni,
che possano essere multipli, amorfi, parzialmente calcificati, situati anteriormente alla lamina fibrosa, possono essere facilmente osservabili se superficiali oppure tipicamente nella regione più nasale del disco ortico sono un pochino più incavati. Nei bambini e nei giovani possono simulare il papilledema e quindi essere condizioni di pseudopapilledema, ma le forme superficiali sono come corpi autofluorescenti usando il filtro blu. In caso di progressiva interferenza con la circolazione del nervo ottico possono esserci complicanze come rigonfiamento acuto del nervo ottico, emorragia a fiamma, neuropatie ottiche ischemiche. L'angiografia a fluorescenza ci riesce a identificare una rete capillare non dilatata con nessuna perdita del colorante, cosiddetto leakage, nella regione pericapillare, e un'iperfluorescenza tardiva da impregnazione, lo staining nel drusen. Quindi il drusen viene identificato così, con questa iperfluorescenza tardiva da impregnazione. L'ecografia B-scan invece è importante per identificare i drusen infossati non identificabili con lo studio del fundus. Possono esserci anomalie associate ad altri drusen come retiniti pigmentose, strie angioidi in pazienti con o senza pseudoxantoma elasticum, sindrome di Usher e retinoschisi X-linked. Un altro particolare quadro è il Morning Glory Syndrome, che è una patologia rara, di solito monolaterale, colpisce il sesso femminile con un rapporto 2 a 1. I sintomi importanti sono la riduzione marcata del visus fino all'ambliopia, all'occhio stanco e allo strabismo. Avremo un segno di leucoria nei primi mesi di vita, quindi quel riflesso pupillare bianco, un'escavazione in butiforme del disco ottico e della retina peripapillare, un disco ottico allargato con margini indistinti, circondato da aree depigmentate, quindi danno retinico più disco ottico escavato, tessuto gliale iperplastico biancastico rilevato che occupa il disco ottico centralmente, quindi come se fosse una membrana epiretinica del disco ottico centralmente, vasi dritti abnormemente stretti che si irradiano dal margine del disco ottico. Questi pazienti hanno un aumentato rischio di distacco di retina sieroso, quindi secondario, tessutativo, non regmatogeno. Tale sindrome può far parte del quadro dell'oloprosencefalia in pazienti con difetti della linea mediana, che noi potevamo avere nella Klinefelter. Nella tabella ci sono alcuni dati importanti per la diagnosi differenziale. Nella papilla d'astasi l'acuità visiva è normale per lungo tempo, invece c'è un grave ipovisus centrale nella papillite, invece nella neuropatia ottica ischemica c'è ipovisus con emianopsia altitudinale, nel pseudopapilledema è normale. La lateralità, di solito c'è una problematica bilaterale nella papilla d'astasi, monolaterale nella papillite, monolaterale all'esordio con bilateralizzazione nelle neuropatie ottiche ischemiche e bilaterale nella pseudopapilledema. Il fundus ha una papilla che è rilevata con margini sfumati e turgore venoso nella papilla da stasi. Nella papillite c'è una papilla iperemica con modico edema e margini sfumati, con vitreo torbido, quindi con un Tyndall vitreale. Nella neuropatia ottica ischemica avremo un edema pallido fino all'atrofia è variabile nel pseudopapilledema, mentre nel campo visivo noi avremo un ingrandimento a macchia cieca, nella papilla d'astasi, uno scotoma centrale nella papillite, uno scotoma fascicolare con emianopsia altitudinale nella neurite ottica ischemica. Nello pseudopapilledema in genere sarà normale con possibili scotomi. La fluorangiografia vedrà un'iperfluorescenza precoce con successiva diffusione nella papilla d'astasi, ci sarà una diffusione nella papillite, un'ipofluorescenza iniziale e diffusiva terminale, quindi posticipata, nelle neuropatie ottiche ischemiche, nella pseudopapilledema ci sarà un'assenza della fluodiffusione. Ora, la terapia per questa condizione sarà sempre secondaria alla causa sottostante. Penso di aver detto tutto, ragazzi. Una lezione molto complessa, devo dire. Mi dispiace non aver approfondito gli ultimi cenni sulle patologie, quindi prechiasmatiche, retrochiasmatiche e poi del sistema nervoso autonomo, perché forse le farò a neurologia queste cose, ma inevitabilmente le farò a neuro, oppure magari più in là in un'altra video lezione. Ci vediamo, ragazzi, e vi ringrazio sempre per il supporto che mi date. Quei pochi che siete, pochi ma buoni.